Abbiamo ottenuto la redistribuzione sempre perché mi sono posto e ci siamo posti come governo complessivamente al di là delle strombazzate propagandistiche, perché con credibilità abbiamo lavorato sempre sotto traccia. Mi sono passato interi fini settimana a chiamare direttamente i leader politici, i miei omologhi, aiutato anche dal mio staff, non sapete quante volte, ogni volta per ottenere. Qui c'era chi diceva questi non scendono, scendono dalla nave, e c'era chi invece lavorava per una redistribuzione europea, ed ero io. Va bene? Quindi non ho mai affrontato questo tema, quindi è inutile che ci mettiamo a fare polemica politica. Il PD ha tutta la possibilità, non mi sembra che mancano spazi, che non sia ascoltato e non possa essere ascoltato dai mass media per declinare meglio la sua proposta. Ma posso io dire, non avendo nulla a che fare con questa destra che parla di blocco sociale, che prende in giro gli italiani, che va in modo maldestro, ho parlato di goffaggine diplomatica, perché era chiaro che quell'accordo con la Tunisia non potesse funzionare per come era costruito, per come era strombazzato mediaticamente. Io ho lavorato con la Tunisia affari spenti. Non sapete quante volte mi sono sentito il primo ministro Youssef Chayed. Ma secondo voi lo mettevo in difficoltà con questo paese? Secondo voi andavo lì e facevo comunicazioni che avrebbero avuto un ritorno immediato negativo di fronte alla sua popolazione? Devi saper parlare, devi saper costruire un percorso reale di collaborazione, perché solo dopo viene il rafforzamento dei rimpatri. Solo dopo viene un clima di fiducia reciproca e tutti quanti ovviamente si può lavorare a un obiettivo comune, ma non ti puoi presentare con la von der Leyen, con Rutte, con i riflettori europei 3, 4, 5 volte in un mese e porti 200 milioni e pensi che siano risolutivi perché li consideri ovviamente alla canna del gas. Non vai da nessuna parte, era difficile capirlo. Per me, lo dico senza falsa modestia, no, perché ho una certa esperienza sul piano della politica internazionale, ho 3 anni di governo alle spalle.